Ma il segreto di chi fa questo lavoro è di sentirsi sempre bambini, anzi si tende proprio alla regressione totale. Quindi in realtà il gioco che propongo io stasera sarebbe quello di verificare con questi social, con internet, così quanto diciamo i nativi non digitali conoscono dei loro figli, quanto sanno e quanto sono in sintonia. Quindi questo è lo scopo, ovviamente in chiave ironica. Beh, i social sono in realtà uno strumento che è valido se usato come tutti gli strumenti in modo corretto. Poi alla fine se si scatenano degli stati d'animo malcelati o maltenuti, questo è un fatto di chi usa i social soltanto per offendere e per denigrare, ma questo è un affare di chi li usa in questo modo scorretto e brutto. Il selfie più strano che mi sono fatto è stato con un palo della lap dance e mi hanno fatto credere che era Fassino. Porto intanto questo vestito giallo, spero non ci siano le zanzare, ho voluto vestirmi come Conad che investe in questa serie di spettacoli, penso sia l'ultimo di una serie, in una città che io sento molto vicina, perché per noi di Torino Sanremo come Alassio è sinonimo di vacanza, quindi per me venire a Sanremo o fare il festival o fare la Conad è come fare le vacanze, ma Sanremo per me è stata l'inizio di una grande avventura, perché quando si arriva anche solo a fare il guastatore, sono stato uno dei primi a correre dietro ai cantanti, parlo del festival ovviamente, perché Sanremo non può che essere il festival, anche se ha altre cose, ma è centrale, diciamo, nell'immaginario collettivo. Beh, arrivato a Sanremo come professionista e non come turista, mi sono sentito realizzato, quindi dalle prime incursioni fino ai due festival che ho condotto e i due dopo festival che ho realizzato, beh, sono stati tutti successi anche laddove non sono stati fino in fondo delle consacrazioni popolari, perché io ho lavorato a Sanremo curiosamente con i tre mostri sacri della storia della televisione, ho lavorato con Mike, ho lavorato con Baudo e ho lavorato con la Carrà. Il pesto che si mangia qui lo si mangia solo qui, quindi noi qui si va sempre da Vittorio, la tradizione, il protocollo ci porta dall'eroico Vittorio che ci ha lasciato, ha lasciato i piatti della tradizione e quelli si mangiano volentieri, poi non è che mangio poco solo per la qualità, mangio poco anche per la grassità, se no mangerei anche di più.